Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di The Mining of Isaac qua dal Leone. Siamo pronti oggi per fare una bella partitozza. In realtà non so esattamente chi prendere, però lo scopriremo presto. Che ne so, credo no, Maddalena no, perché ha già fatto la cattedrale. Quindi vediamo un pochettino. Credo che potremmo prendere Sansone, che è da un po' che non lo giochiamo. Sansone o Lilith? No, no, Sansone. Sansoncino, che mi sta più simpatico di Lilith. Ok, quindi cattedrale con Sansone oggi. Curse of the Blind. E siamo qui in questo seed che è 93YWVXK4K. Sansone parte con un oggettino che gli permette ogni volta che prende danno di aumentare il suo danno. Parte con un danno che dovrebbe essere inferiore al danno base e dovrebbe avere una shot speed up maggiore di tutti gli altri personaggi. Referenze la wiki per quanto riguarda la shot speed up. Per il danno più basso di quello base, invece, credo che sia una mia cosa, almeno penso che abbia un danno più basso di quello base, perché se no avrebbe senso renderlo così OP. Ha tre cuori rossi ed è un personaggio ovviamente buono. E in realtà più che definirlo buono, io definirei potenziato dal primo The Binding of Isaac, perché il primo The Binding of Isaac questo personaggio faceva altamente schifo perché iniziava con un cuore rosso e un cuore rosso e due di fede. Non sappiamo che oggetto è, quindi tanto vale prenderlo. L'Hill Chest, che non so che cosa fa, perché è un oggetto dell'espansione, quindi bene. Iniziamo con l'oggetto di Sansoni, permette di potenziarsi per tutto il piano per quanto riguarda il danno. Quindi è buono se ci sono macchine delle donazioni. Giusto per dirlo. The Hierophant lo useremo all'entrata del prossimo piano. Dobbiamo fare anche Boss Rush con Sansone, ma non The Ash, giusto? No, non The Ash, quindi possiamo tranquillamente prenderci con calma il punto dopo la Boss Rush. Mentre invece sono intenzionato a farla. Con Sansone è relativamente facile se si fanno una buona quantità di cuori blu. E poi si ha una. Ha droppato anche centesimi. E poi si ha una quantità di danno discreta se si prende danno a inizio, diciamo, piano. Perché ogni piano Sansone si potenzia prendendo danno. Little Horn è un boss della nuova espansione. Quindi dovremmo poterlo affrontare in modo relativamente facile. Perché ormai credo di averlo capito. È uno tra i boss più facili di questa espansione. E devo dire che è abbastanza accioso, veramente. Veramente carino questo piccolo corno. Mi sta altamente simpatico, soprattutto quando si suicida. Vediamo che oggetto è. Breakfast, un HP up. Perfetto, due Hierophant. Prendiamo Hierophant, il primo Hierophant. Questo è il secondo Hierophant. E poi qua abbiamo un'altra carta che è un eremita, buono. E dei centesimini. Possiamo scendere direttamente. 2 minuti, il primo piano va benissimo. Secondo piano è Cell. Lo posso già vedere dall'immaginina. Quindi Curse of the Maze che ci romperà un po' le scatole. Prima cosa da trovare qua è ovviamente una roccia tinta, ben felice. Ok, piazziamo la bomba qui direttamente, così mi permette di uccidere anche qualche nemico. Non so cosa fa questa Lil Chest. Non lo so assolutamente perché è un oggetto nuovo, quindi non so cosa c'è dentro. Speriamo buona roba. Questo qua esplode, quindi magari non voglio che esploda addosso a me. Però Sansone è proprio il personaggio peggiore per fare un lavoro del genere. Perché in modo effettivo è tra quelli, diciamo, che ha la shot speed up più alta e quindi gli viene un po' difficile. Perfetto, siamo riusciti a ucciderlo. Mulibum, no, brutta storia. Ah, vabbè, un danno qua ce lo prendevo. Questo ci ha potenziato comunque. Quindi dovremmo riuscire ad affrontare le prossime stanze più facilmente. Un pochettino, non tanto, perché solo un danno non conta troppo. Ok, un'altra bomba e una monetina, 9 monete. Presto potremo aspirare ad entrare allo shop e a renderlo utile. Ci interessa far esplodere quella cosa, sì, quindi magari facciamo così. Perfetto, e abbiamo eliminato una stanza in un semplice colpo. Oh, già il boss, potrei pensare anche di farlo, perché così me lo levo. Però vediamo un pochettino che carta è questa. È un The Emperor. Credo che me la porterò con me, quindi utilizziamo questa carta, che è il. Come cavolo si chiama? Oddio, era The Eremit, perfetto. Vediamo se ci sono monete qui, a quanto pare no. Mi interessa la Black Candle perché mi leva ogni maledizione e mi dà un cuore nero, che è molto più utile di qualsiasi cuore blu di questo mondo. Quindi mi interessa proprio prenderlo. Abbiamo preso un altro danno nel frattempo, parlando di cose da prendere. Oh, maledizione, un altro danno ancora. Quindi adesso siamo a un. Credo almeno il danno di Judas. Non ne sono sicuro. Una chest, una chest, sì. Sì, una chest anche, però una.
Una chiave, perfetto, quindi posso aprire la chest rossa che c'è qua a fianco, ottimo. E quando dico ottimo non sto scherzando, dico veramente un buon ottimo. Quindi la chest è qui, perfetto, dammi un buon oggetto, no, mi dà una carta che è un Wheel of Fortune. Che io vorrei mettere, tipo, vediamo un pochettino, la metto qua. E poi la faccio saltare in aria insieme al muro, nella speranza che droppi qualcosa di utile. E mi droppa Faded Polaroid. Dovrebbe. La descrizione è che mi rende. Che mi dà un camouflage, cioè un camuffaggio, una mimetica. Mi rende invisibile ai nemici. E li stordisce per questo ogni tot tempo, basato sulla luck. Non avrei mai detto che fosse questa la descrizione di questa carta. Però va benissimo. Vediamo che questa cosa. Ma va benissimo. Dead Day. Dovrebbe potermi. Mi dovrebbe potenziare o il danno o le tears. Credo il danno ogni volta che colpisco un nemico. Più lo colpisco, più mi potenzia il danno. Cioè, più colpisco i nemici in generale, più mi potenzia. Quindi, meno colpi manco, più sono forte in teoria. Ok, questo è l'effetto della Faded Polaroid, giusto per dire. The Emperor. Ok, qua, vedete? Sono potenziato perché non sto mancando colpi. Se manco un colpo, invece, mi depotenzia. No, non mi depotenzia, mi rende, diciamo, la potenza normale dei colpi. Quindi potete benissimo notare che è un buon oggetto. Se si è molto precisi, magari se si ha non troppe tears. Ok, questo è un HP più tears up, buono. Due cuori neri, non buono quanto, diciamo, ottenere un vero patto con Satana. Però ce lo faremo bastare, no? Soprattutto per il fatto che adesso andremo a donare vita alla macchina per le donazioni. E voi vi chiederete perché? Perché voglio prendermi in modo effettivo quello, l'oggettino che mi può dare la macchina, l'oggettino, la Curse Room. Oltre che magari un cuore in più non mi farebbe schifo, la Curse Room è di sicuro più utile. Perfetto, siamo messi bene? Sì, siamo messi abbastanza bene perché l'oggetto che abbiamo trovato credo che sia utile. Non so se è utile ancora al 100% per il motivo molto semplice che è un nuovo oggetto, quindi non l'ho ancora testato in tutta la sua potenza. Dovremo esserci abbastanza. Io direi di dare anche tutta la vita. Intanto ci sono dei cuori rossi sparsi in giro. E poi vediamo un pochettino se donare anche quei due centesimini che ho visto sono necessari per poter salire finalmente ai 500. Non che avere 500 monetine nella donation machine sia troppo utile, però magari diciamo ci avvicina sempre di più al nostro obiettivo, che ricordiamoci che è il 999. 999 ci permetterà poi di fare facilmente, ovviamente tutto ciò in modo abbastanza relativo, il nostro odiatissimo, e ripeto, odiatissimo The Lost, che ancora non ho sbloccato in questo salvataggio. Quando ho intenzione di sbloccare The Lost? Quando avrò completato tutte o la maggior parte delle sfide. Quindi perfetto, scendiamo giù. Siamo relativamente a posto per la boss rush, nel senso che abbiamo un buon tempo per la boss rush, quindi mi va bene tutto ciò. Ho perso il boost da The Day. Ok, devo stare un po' attento perché effettivamente se penso di colpire soltanto i nemici dovrei fare proprio più danno. Però vabbè, credo che colpirò comunque i nemici come faccio al solito, perché di solito non misso, quindi sono abbastanza tranquillo. Perciò diciamo che conviene staccare prima di un boss. Credo che convenga staccarsi un pochettino in The Day finché non lo vediamo al massimo, magari dando un colpo per volta. Chissà se funziona sui fuochi lo stack del The Day. Però vabbè, non ne sono sicuro. Scendiamo qui sotto. Le stanze grandi di solito portano prima al boss, di solito perlomeno. Maledizione a questi due che mi hanno colpito. Non mi aspettavo di essere colpito da questa stanza per un motivo molto semplice e simpatico, che era una stanza non facile, ma che non mi aspettavo che mi colpiva. Quindi mentre invece qua non ho capito proprio il ritmo di quell'ultima statua e ho preso danno in modo idiota. Vabbè, più danno prendiamo con questa serie di power up, più danno possiamo fare più avanti. Quindi non sono troppo preoccupato, ovviamente. Oddio, questo qua proprio mi è passato un centimetro. Blister, bounce back. Non so cosa fa, però lo prendo perché preferisco un oggetto che non so cosa faccia a un oggetto che mi dà gli stun ai nemici. Perché lo stun lo ritengo tra i più inutili, diciamo, effetti attivi di questo di questo Isaac. Blankard invece è un ottimo oggetto, questo lo voglio di sicuro. Perché? Questo è un oggetto attivo che mi permette di fare il mimic con le carte. Quindi ogni quattro stanze io posso
imitare una carta, per imitare e utilizzare l'effetto della carta senza sprecare la carta, ma sprecando una ricarica dell'oggetto attivo. Utile per esempio per carte come lo Hierophant o anche dei Lovers, magari quando si ha molta vita di quelli rossi. Oppure magari anche con vediamo con The Tower no. Tanto che lo uso subito, deve essere. Questo è ciò che è l'affetto che provo per te, carta. Cioè meno di zero. Comunque, di fatto è utile, per esempio, anche con la carta che abbiamo. Shiny Rock lo prendo perché mi fa vedere le rocce tinte. E io, essendo un accecato, lo voglio. Voglio entrare anche nella stanza del tesoro? No, ci sono già entrato e c'era Magneto. Uso la carta e mi porta direttamente al boss perché era un de perché la carta che avevo era un The Emperor. Perfetto. Sì, effettivamente The Die potenzia abbastanza le mie lacrime dopo tot colpi, eh. Non so se sia un per 2, invece o un damage più basso, però so che è utile. Ok, questo è Safe Pin che è il più range più shot speed up. Abbiamo trovato anche una batteria, quindi possiamo scendere direttamente sotto e utilizzare ancora l'effetto di The Emperor. Magari, no, non possiamo entrare là dentro, vero? Quindi lo utilizziamo subito e combattiamo subito Chubb. Che è buono perché è un boss relativamente facile, che dovrebbe essere facile da colpire anche per me, quindi The Die dovrebbe funzionare abbastanza bene. E, beh sì, facciamo un danno buono con The Die quando colpiamo molto il nemico, ciò significa che dobbiamo essere precisi per poter fare danno. Precisi oppure prendere molto danno in tutto il piano. Tuttora non abbiamo avuto potenzialmente al danno, c'è da pensarci a dirla tutta, eh. Quindi stiamo ben attenti. Ok, facciamolo un colpo alla volta perché voglio in modo effettivo potenziare The Die al massimo. Comunque abbiamo sbloccato qualcosa di carino nel basement. È apparso qualcosa di carino nel basement. Buono, buono così. Quello è un tier speed, shot speed up che è buono. Io mi prendo Gimpy. Perché mi ha la possibilità ogni volta che prendo danno di droppare un cuore di fede ed è una cosa utile. Magneto attira gli oggetti che non potremmo normalmente raccogliere, quindi effettivamente è un buon oggetto. Per il concetto principale che attira gli oggetti. Ah, qua là c'è una roccia tinta che non avrei mai notato, grazie. Shiny Rock, però sono un idiota perché credevo di colpirlo, invece non l'ho colpito. Nel senso credevo di aver colpito bene poi. La mia adoratissima bomba, invece no, l'ho colpita veramente di un male, quindi ho sprecato quella bomba. Ho preso un danno idiota qui invece, non la voglio questa batteria perché fra poco si ricarica l'oggetto. Quello è un nemico bastardo perché mi ha spawnato davanti il suo, diciamo, suo altro nemico, come ha fatto anche stavolta, e quindi mi ha fatto danno. Non potevo schivarlo, almeno che non ero un pro. E non essendo un pro non ho potuto schivarlo. The Lovers, utile con magari un'altra carta. Bobs, come cavolo si chiama? Bladder? Non mi interessa perché dà un creep nelle bombe. The Lovers lo uso. The Emperor lo tengo. Strength me ne frego, quindi la uso. Ok, qua c'è già la Ether Room, quindi potremmo scendere nel piano successivo. Buono, ottimo, anzi direi. Quindi prendiamoci queste bombe, queste chiavi. Vediamo cosa c'è qua, che è una buona cosa perché il luck foot aumenta la mia luck. Abbiamo anche delle bombe, quindi uso la blank card perché mi voglio rendere veloce il piano. Faccio esplodere questa roccia tinta che mi dà effettivamente una bomba e una chiave, quindi non ci ho perso nulla. Poi qua c'è una batteria che raccolgo, la prendo, entriamo direttamente nel prossimo piano e andiamo a farci anche lì il boss, così. Poi siamo abbastanza tranquilli di riuscire a farci il boss. Vediamo se sta registrando. Sì, sta registrando. Quindi questa partita è tutta veloce perché troviamo subito i boss grazie al nostro The Emperor. Mascom Infamy, un boss veramente infame. Non c'è nome più azzeccato. Le nostre tier sono buone. Nel senso che abbiamo una buona rate of fire. Più un buon danno dopo qualche danno preso nelle stanze. E dopo, in modo effettivo, più che soltanto qualche danno, più. Oddio, adesso c'è questo nemico che è veramente stronzo. Ah, maledizione, sarà dura. Più qualche danno preso nelle stanze, più qualche colpo di The Die. Riusciamo a fare veramente un danno che è buono, discreto. Vedete quanto danno abbiamo fatto alla Mask of Infamy? Io direi di piazzare anche una bomba perché mi sta rompendo altamente le scatole sto boss. Piazziamo un'altra bomba qui. Non levarti dalla bomba. Ma ok, manca soltanto un colpo. Perfetto. Range up. Preferivo altro. Però vabbè, è un potenziamento tra quelli di mamma. Quindi, cioè, tra quelli di mamma inteso che mi trasforma in mamma. Quindi mi va bene. Come si chiama? Una batteria. Quindi possiamo utilizzare The Emperor per tornare indietro per quanto riguarda
per quanto riguarda la stanza, cioè non la stanza di per sé, ma per quanto riguarda la stanza del boss, possiamo utilizzare il The Emperor per tornare indietro, quindi non ci dobbiamo preoccupare di fare la stanza all'indietro, cioè le stanze all'indietro. Dice Shard potrei volerlo, a costo di un cuore nero magari no, a costo di un cuore blu magari sì, o magari a costo gratis se siamo fortunati per qualche bomba. Perfetto. Dice Shard, ma farà l'effetto del Dice? Lo scopriremo fra poco, perché io proverò a utilizzarlo. Masco Finfa mi la prendo perché è un oggetto effettivamente buono, quindi vorrei trovare subito la stanza del power up per vedere se fa l'effetto, mi permette di utilizzare anche questo dado, questo pezzo di dado per poter diciamo rirollare gli oggetti. Mi sarebbe interessante perché avrei reroll che ha il nostro adoratissimo Isaac, però lo avrei con un personaggio che magari preferisco di più, cioè Sansone, che lo preferisco di più Isaac, è un mio gusto personale. Ok, il cuore nero abbiamo perso, aumentiamo il danno. The Lovers non ci interessa, tanto che possiamo utilizzarlo qui dentro. Andiamo a cercare la stanza del power up, che non me ne vado via dal piano finché non ho trovato la stanza del power up, visto che siamo messi veramente bene per quanto riguarda il tempo. Nel prossimo piano non possiamo utilizzare subito The Emperor, almeno possiamo utilizzare soltanto se come ultima chance, ma in modo effettivo se riesco, se funziona con questo dado, non mi porterò The Emperor, ma mi porterò anzi il reroll del dado, che mi permetterà anche di utilizzare al meglio qualsiasi stanza eventuale, sì, questa è Necropolis 1. Ok, vorrei trovare in modo effettivo la stanza del power up, se il gioco me lo consente, ovviamente mi acconsente ciò, però a quanto pare non sembra voler favorire tutto ciò. Peccato. Quello lì ho schivato proprio pelo, però non ho visto la mosca perché sono una ceccata a quanto pare. Perfetto, proprio sono assai felice di me in questi momenti, molto felice. Prendiamoci questa chiave che magari poteva droppare qualcosa di utile. No, non la faccio sta stanza perché ho paura di essere fuori poi col tempo. Dove cavolo è la stanza la stanza l'item room? Abbiamo preso danni idioti, però adesso facciamo ovviamente un fracasso di danno per questa, diciamo, per questa zona, col The Day, con l'occhio morto e diciamo il danno base che aumenta di questo personaggio. Il teleport lo prendo, lo rimetto a posto e vediamo di usare la blank card, vediamo se funziona. Sì, funziona. Il rosario aumenta la mia fede e mi dà 3 cuori di fede. Lo voglio? Assolutamente no. Quindi Dice Shard di nuovo. Cioè, ci teniamo a Dice Shard perché abbiamo praticamente una possibilità di reroll ogni 4 stanze, che è anche più di quella di Isaac. E se eventualmente droppiamo una batteria, sarebbe infelice di avercela invece ancora in ancora meno tempo la possibilità di reroll. Cerchiamo la batteria che avevamo droppato, anzi facciamoci le stanze che non abbiamo ancora fatto, così magari ottimizziamo l'utilizzo di questa blank card. Quella cacca al centro dà stun a tutti i nemici, la potrei anche utilizzare perché infligge un danno basso a tutti i nemici anche. Ok, vediamo un pochettino. Bombe, va bene. Due stanze si carica l'oggetto. Ma questa è soltanto una. Potrei farmi però l'arena. Oddio, là come non ho preso danno, non lo so neanche io. Dammi la chiave. Mi vado a fare l'arena e proverò 2 reroll invece lì, perché penso che abbiamo bisogno dell'Emperor per poter arrivare in mamma in tempo. Ok, per poter arrivare a mamma in tempo, perché non mi ritengo così esageratamente forte. Adesso sono forte solo perché ho preso dei danni in questo piano. Maledizione, è un altro danno, che preferivo non prenderlo, perché adesso non necessito più diciamo di prendere dei danni per potenziarmi in questo piano. Adesso speriamo che mi dia un oggetto buono, e quando dico buono intendo buonissimo, perché così possiamo, non so che cosa fa The Flash, dovevo fermarmi un attimo prima perché credo che quello non fosse un oggetto attivo. Ok, prendiamo The Emperor e andiamocene via da questo piano. Quell'oggetto di prima non sapevo cosa faceva, però non mi sono fidato a prenderlo perché pensavo comunque che era meglio non fidarsi. Avevamo un reroll, quindi poteva capitare soltanto roba buona. Ovviamente è capitato tra tutti un oggetto pessimo, perché abbiamo già un oggetto attivo ottimo. Quindi un oggetto attivo pessimo non ci aiuta. Nello shop c'è la grid, quindi non mi interessa nulla nello shop. C'è un'altra batteria, c'è una pillola,
che utilizziamo, che è 48 ore di energia. Avessi saputo prima, avrei utilizzato più volte il reroll. Peccato. Ok, qua se vedo che manca troppo poco tempo, andrò direttamente al boss. Perfetto, entriamo qua dentro. Centesimini. Dai, arriva qui, centesimino. Perfetto, è arrivato. Vorrei però poter avere qualche possibilità di uscire dal boss. Sarei più felice. Due danni idioti presi in una stanza del genere mi rompono soltanto le scatole. Un nemico che, che ha la possibilità di schivare, diciamo, i miei colpi, invece mi rompe ancora di più le scatole. Un primo oggetto di rappi, signori. Ho preso intanto Mom Spear, che aumenta il drop di cuori di fede. Perfetto. Quindi dobbiamo ricordarci che abbiamo Mom Spear adesso. Io penso che in un minuto riusciamo a batterlo, a batter la mamma. Quindi facciamoci le stanze il più fretta possibile. E dovremmo poter battere mamma facilmente. Cos'è questo oggetto? Wheel of Fortune. Lo facciamo saltare in aria. Non prendiamo nulla, perché se torniamo indietro di qua li prendiamo. Se no non mi interessano. Mi interesserebbe entrare nello shop e nell'item room, però non saprei. Magari mi potrei anche arrischiare a non un minuto, ma magari un po' di meno. Non voglio però prendere. Se sto prendendo un altro danno, credo che andrò da mamma, perché così arrivo a full vita. Sto rischiando di prendere. Ho preso un altro danno. Maledizione, ho preso un altro danno ancora. Va bene, adesso siamo potenti, quindi dovremmo potercela fare in 30 secondi. Abbiamo trovato anche già mamma. Cosa che però non mi interessa fare la stanza, perché io ho The Emperor, quindi posso entrarci quando voglio. Lo shop, maledizione. Mi toccherà saltare l'item room. Mi sa che se voglio prendermi il... la boss rush, e dovrei potercela fare a fare la boss rush in queste condizioni. Ok, mi prendo questo, mi prendo questo, utilizzo una volta questo, magari mi droppa cancro. No, non mi ha droppato cancro. C'è Judgment, gli do 5 centesimi ozzi. Prendo intanto The Emperor, utilizzo The Emperor. Ok, siamo arrivati a mamma. È mamma rossa, quindi anche una brutta versione di mamma, perché è tra quelle che rompe più le scatole, perché effettivamente è tra le più lente da sconfiggere. Mi sto cercando di concentrare, perché io voglio infliggere più danno possibile. Ok, vediamo un pochettino. Se scende, maledizione, mi ha colpito. Vabbè, questo mi rende possibile fargli ancora più danno. Polaroid, mezzo cuore. E qui dentro, perfetto. Due oggetti, uno è Holy Mantle e l'altro invece è un oggetto inutile. Holy Mantle, cioè Spelunk Rat, che lo trovo inutile in confronto a Holy Mantle. Holy Mantle para il primo colpo in ogni stanza, l'altro oggetto mi fa vedere attraverso le stanze. Credo che sia più utile parare il primo colpo in ogni stanza, perché ho potuto vedere. Se non prendiamo danno, non prendiamo danno e non moriamo. Ma questo qua mi è spawnato due volte addosso. Scusatemi, ma per me non è valido. Se adesso avevamo qualche oggetto che magari... qualche... non oggetto, qualche... come cavolo si chiama? Qualche carta che mi permetteva di potenziarmi... no, di... sì, di potenziarmi, tipo anche The Strength, che dovrebbe darmi ogni volta un cuore. Ma più che potenziarmi intendo non potenziarmi, ma non mi viene la frase esatta. Intendo principalmente qualcosa per poter ottenere, per esempio, cuori blu. Avrei avuto effettivamente un danno eccezionalmente più alto. Dead Day è veramente un ottimo oggetto. Devo dire che lo sto apprezzando veramente tanto. Mentre invece questo è un boss un po' fastidioso, perché il suo creep mi fa scivolare. Questo è ancora più fastidioso però, perché è la nostra adorata Kyrian Queen, che non voglio spawni nessuna maledetta cacchetta. Anzi, vorrei che abilitassero la possibilità di farsi danno tra i nemici. Ne sarei estremamente felice. Ovviamente Kyrian Queen ce la fa fare danno ai nemici. Se maledizione, ho preso Monkey Paw, che non mi interessa. Se mi carica anche un'altra volta, io gli scarico una bomba vicino. Magari. Se mi carica un'altra volta, dov'è? Maledizione a questa Kyrian Queen, che non vuole. Ci sta riempiendo tutto di cacchette. Ok, mangiati quella bomba. E adesso entra nella fase in cui non carichi più cacchette. No, maledizione.
ci doveva entrare proprio all'ultimo, quando io gli ho fatto l'ultimo colpo, è proprio stronza. Adesso ci sono delle cacchette nocive disseminate per tutto il maledettissimo piano, che rischio di farmi danno ogni 3 secondi. Blastocisti sarà ottimo per farmare cariche del mio oggetto, maledizione a me che ho preso danni idioti. Potrei rischiare anche di morire qua, quindi devo stare attento. E più che per stare attento, intendo che se proprio necessito, devo... No, è vero, prendo danno dal creep, sono un coglione, pensavo di volare. Monkey Paw magari dovevo prendermi, eh? Sì, magari Monkey Paw. Devo stare attento perché se prendo danno devo uscire dalla stanza. Cioè, se sto per prendere danno devo uscire più in fretta possibile dalla stanza. Però quello è un cuore rosso che mi permette di avere 3 cuori neri poi in futuro, se prendo danno, gli effetti della Polaroid. È tutto ciò che mi sembra abbastanza utile. Questo è un nemico abbastanza stronzo, però ho preso danno da una maledettissima cacchetta. Adesso ogni volta che veniamo colpiti comunque abbiamo l'effetto della Polaroid, che è effettivamente utile. The Blot però è effettivamente il boss più bastardo di tutto il gioco dopo pochi altri, che per giunta ha fatto una delle cose più stronze che gli ho visto mai fare in vita mia. Cioè si è messo in una posizione in cui io non potevo in modo effettivo salire di sopra. Ha un altro cuore di danno, maledizione, muori The Blot. Ok, se usciamo da qua potremmo farcela anche. Se usciamo da qua con mezzo cuore, l'altro nemico è Loki, quindi credo che andrò prima di Loki. Se dipende, anzi no, dipende, vado di The Hunt perché è in una posizione effettivamente migliore per essere strumato duro da me, quindi perfetto. No, mi stava per colpire Loki e stavo anche per piangere, perché se mi colpiva Loki ci sarei rimasto di merda, perché soprattutto perché non lo vedevo e lui mi avrebbe colpito in modo assai triste. Rainbow, come cavolo, serpente arcobaleno. Facciamo un danno che quando il Dedei è carico, cioè nel senso quando Dedei funziona facciamo un buon danno. Devo studiarmi questi fottutissimi angeli come funzionano, che non me lo ricordo più. Un tempo li sapevo tutti a memoria, ma ormai quel tempo è passato. Chuoderz lo utilizzo pure, tanto non migliora troppo la nostra situazione, soltanto possiamo prendere un danno in più. Maledette ste cacchette. Come potete vedere il Kairon Queen ci ha fatto più danno nell'oltretomba che quando l'abbiamo affrontata. Maledizione. Che poi se usciamo da questa stanza abbiamo quasi vinto, perché abbiamo Holy Mantle, quindi ogni stanza non prendiamo un danno. Questo è un boss bastardo, Death ovviamente, come sempre tra i boss che io odio di più. Come invece, come sempre, questi nemici sono relativamente facili se poi presi in singolo. Cioè questi nemici, questi boss. Ricordiamoci che possiamo uscire se vogliamo da questa boss rush. Dobbiamo soltanto stare estremamente attenti a quando attivare il nostro adatto oggetto. Pin, grazie per esistere, perché muori subito grazie a quella cacchetta anche della Kairon Queen. Che c'è da dire, la Kairon Queen ha fatto più danno a noi ma anche ai nostri nemici. Un altro cuore rosso che io raccolgo. No, questo non lo voglio. No, no, tutti gli oggetti che non volevo, maledizione. Monkey Paw, siamo morti. Maledetta cacchetta rossa, siamo morti. Oh cazzo. Vabbè, per questo video purtroppo è tutto. Spero di... sì, ho fatto un fail brutto, però mi dispiace. Quindi per questo video è tutto. Ciao a tutti ragazzi, qua è tutto. Vi ricordo di scrivervi, commentare se vi è piaciuto il video, oppure di mandarmi a fanculo perché ho perso in modo idiota. Ciao a tutti.